Era una battaglia politica perché, ma sì, ma ovvio, però io vi faccio un esempio, allora io dico, io ho amici e amiche che hanno vite diverse dalla mia e io dico nel privato ogni persona agisce come vuole, ama chi vuole e si comporta come vuole, quando poi noi andiamo nello spazio pubblico e si fanno leggi, cambia. Allora, io vi faccio l'esempio, allora la Martina Navratilova, no, perché... Quando l'uomo vuole occupare anche la quota rosa, mi sembra esagerato, la Martina Navratilova, che è una donna... Famosa giocatrice di tennis, campionessa, che è stata una delle per prime, anni, una delle prime donne a dire la sua omosessualità. Sì. Fammi finire un momento. È sposata con una donna, è testimonial delle atlete donne... Sì, sì. Certo. Delle atlete lesbiche, certo. Ha detto però... Cioè, beh, una, lei è stata una delle più grandi tenniste, certo, è stata una delle più grandi tenniste, non è solo testimonial. Sì, però... Ho detto, adesso che non gioca più, certo, adesso che non gioca più perché ha la mia età, la nostra età, non gioca più, fa altre cose. Certo. Ha detto però che, se, che lei con un atleta trans può fare tutto tranne che giocare, perché è ovvio che se è una trans ha una forza fisica... E non vedremo più un atleta, è un problema che in America si sta, è un problema, non mi interrompa per favore, non mi interrompa per favore, posso finire la frase? No, perché sta dicendo una cosa, sto dicendo quello che ha detto la Martina Navratilova. E che hanno detto anche altre atlete di squadre di football. Cioè, che i transessuali... Che certo, una transessuale ha una forza fisica che non può competerci una donna. C'è un dibattito. Assolutamente è un dibattito. Questo può essere, assolutamente. Non vedremo più donne cosa c'entra poi? Donne sul podio. Okay. Può diventare una cosa violenta contro le donne. Ed è vero, questo... perché se un uomo si mette la gonna e occupa la quota rosa, secondo me non va bene. Posso? Aspetti, per sdrammatizzare, mi scusi una cosa. Io comunque Luxuria, io non lei sono un uomo, scusi, che dopo si mette quella la donna, volta, eh? Luxuria. Io non sono un uomo, non sono uno scozzese che mi metto il kilt. Io sono una persona che ha fatto i conti con la sua identità sì, sì, sì. E che rivendica il diritto di sentirmi quello che mi sento di essere.